Amici di Canale Caccia.tv, direttamente da IVA, ho il piacere di avere i due testimoni Browning, Alberto Rizzini e Maria Elena Udali. Direttamente dal video qui sullo stand, ma con la stessa arma con cui avete girato il video in qualità di testimonial. Alberto, che caratteristiche ha questa arma eccezionale che è la Marale che hai in mano? Beh, la Marale è considerata una straight pull, ma è un nominativo sbagliato perché è una self reload. Come potete vedere, tolgo il caricatore se no rimane insicura, come potete vedere basta tirare la leva indietro e lei carica da sola, il meccanismo è interno, dunque permette una veloce ricarica e avendo il meccanismo interno si può mantenere la linea di tiro sull'animale, non come altre cosiddette straight pull che il meccanismo è esterno e dunque bisogna spostare la faccia nel momento della ricarica per evitare che l'otturatore faccia contatto con le nostre guance. Dunque un'arma versatile, elegante, tecnologia nuova, unica e io me ne sono innamorato e ho già fatto tante cacce europee e anche africane con quest'arma. Sì, nel video che gira continuamente qui allo stand ho visto infatti che eri in una battuta africana. Una bella esperienza, Maria Elena. Un'esperienza incredibile, a dir poco. Comunque l'Africa è un posto magico e gli animali che abbiamo abbattuto sono stati veramente incredibile, un'esperienza intensa. Ecco. Da testimonial di Caccia Village a testimonial di Browning ti ha portato fortuna Caccia Village. Tutto grazie a voi, devo dire, perché veramente. Il merito di sicuro è tuo, guarda. Grazie. Ma questo ragazzo ci sa andare a caccia o fa finta? Ma sì, dai, diciamo che è capace, sa il fatto suo. Sa il fatto suo, beh, non finisce qui. Invece lei come se la cava? Anche lei è brava con la carabina, bisogna stare attenti. Quindi come vedete sono due testimoni ad alto rischio. Bene, so che vi aspettano altre cose con Browning, però non le sveliamo tutte quante. Quando sarà il momento spero di avervi di nuovo ai nostri microfoni. È stato un piacere. Grazie. E alla prossima. Grazie. E in bocca al lupo per tutto il lavoro che state facendo. Grazie.